5 febbraio 2015 siamo in via Francesco Ferraironi nel quartiere di Villa De Santis. Questo è un lago artificiale provocato dalla pioggia e denunciato fin dall'accorpamento dei municipi all'assessorato, ai consiglieri e all'assessorato all'ambiente. Questo complesso, questo quartiere ha nel Consiglio Municipale Roma 5 ben 4 consiglieri. Uno di SEL, del PD, Lista Civica Marino, Movimento 5 Stelle. Tutti sanno, anche perché ho fatto una richiesta ufficiale, subito dopo l'insediamento di questo nuovo municipio e sia attraverso email al consigliere del DSEL, Andrea Procacci, che fino a poco fa abitava in questo quartiere, e c'è ancora il papà, e all'assessore ai lavori pubblici Stefano Vaglianti, a cui nel mese di ottobre 2014 ho fatto anche un'email dove chiedevo una serie di migliorie da fare. Le chiedevo, in quanto, voglio dire, collaborando con testate giornalistiche online e cartacee come Via Vai, Abitare, Roma Today, ho sollevato più volte questo tipo di problemi. Qui manca una caritoia da sempre, dico da sempre. È stata fatta questa richiesta ad ottobre e nulla si è visto. Inoltre, e questo, con l'accorpamento di due municipi, il sesto chiaramente non c'aveva un soldo in cassa, ha ricevuto dal settimo municipio circa 700.000 euro formato da entrate proprie del municipio, dalle autorizzazioni, le concessioni, le SCIA, le DIA e quant'altro. Ecco, mi domando tra l'altro come li hanno spesi, come li stanno spendendo questi soldi, appunto avuti come lascito, perché in effetti di lascito si tratta. Lì c'è un attraversamento pedonale, c'era stato fatto un dosso con dei sanpietrini, ma sono stati ricoperti, non si vede, non è illuminato a sufficienza l'attraversamento pedonale, è molto pericoloso. Anche questa è una richiesta che abbiamo fatto, anche perché gli attraversamenti pedonali luminosi sono in via di Villa Gordiani, nei pressi dei campi sportivi del campo Rom, e non si capisce perché in questo quadrante, dove tra l'altro le macchine viaggiano a velocità sostenuta, non si debba fare altrettanto. I marciapiedi pure, gli abbiamo fatto una richiesta perché sono tutti ammalorati, in quanto risalgono ad oltre 30 anni fa. La strada, è inutile che ve lo dico, guardate voi com'è ridotta, è stata asfaltata un paio di volte, su una delle quali fece pure un articolo denuncia, in quanto il tappetino rimesso era soltanto di meno di 2 centimetri. Tra l'altro la strada è rifatta soltanto nella zona centrale e questo provoca un ristagno d'acqua dappertutto, vedete, che rende impossibile addirittura gettare l'immondizia o prendere il bus, che qui ci sono le fermate. Questo è quanto. Villa De Santis, passo e chiudo. Municipio, se ci sei, batti un colpo. Innanzitutto, no, se ci siete, se siete capaci.